find your way back home. Allora, benvenuti a questo nuovo episodio con la gara Termas de Rio Hondo. Adesso partiamo. Buongiorno, buongiorno e benvenuti dal circuito Termas de Rio Hondo in Argentina. Ancora qualche minuto e poi i piloti della Moto3 correranno per aggiudicarsi il secondo round del mondiale. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. Ok, guidomenda finito, scusate perché ho aspettato che ci sia anche magari delle gomme. Abbiamo visto l'introduzione del ranch, abbiamo visto la carriera, com'è dentro le informazioni, il calendario e tutto. Abbiamo visto le qualifiche e ora si scende per la gara. Siamo in prima fila con Navarro e Fenati terza in prima fila, quarto Binder, Bastianini, Burga, primi 6. Proviamo a spingere. Prima marcia dentro, si accendono i semafori, cassa manetta, andiamo bene la quarta qua, vediamo le barre di dietro rosse sono i piloti e la loro posizione anche in caso in cui uno volesse chiudere un po' in modo sporco. Intanto la teniamo troppo in prima, devo accelerare prima. Qua c'è subito la curva che mette sul lungo rettilineo, quelli dietro potranno prendere un bel vantaggio, c'è Fenati a 3 decimi, quindi c'è il compagno di squadra Fenati dietro di noi. Potrebbe prendere un grosso vantaggio con Sceme, no, invece noi acceleriamo, ci andiamo via perché non vedo più la barra rossa. Vediamo in frenata invece, non dobbiamo cadere che non abbiamo il rewind e soprattutto... Ah, bruttissima curva, attenzione che arriva Fenati dietro. La curva in traiettoria bruttissima con Fenati che ci ha ripreso subito la scia. Era... Dai, guardate qualcosa nell'altro settore, 4 decimi su Fenati. Ricordiamo che siamo a livello pro. Fenati superato da Bastianini, contro sorpasso di Fenati su Bastianini. Bella lotta dietro che se si stanno dando tanto battaglia potrei sfruttarmene per andarmene. Qua troppo lontano dalla corda, quindi esco lentissimo da questa curva. Questa è la curva un po' più stronza, più bastarda, dove mi trovo, tanto ho perso due decimi, dove mi trovo male perché devi rallentare invece quando la modalità era più semplice, riuscivo a farla pieno. E questa è la frenata più brutta, perché in base a come la fai, perdi tantissimo. Ah, lungo. Fenati, Bastianini mi fregano. Ah no, qua ho tagliato, mi darei sicuro taglio. Invece no, con Binder, con Binder e Fenati davanti, 1.52 i Fenati, arriva anche, non ho visto bene chi era, forse era Navarro. Attenzione Bastianini che prova all'interno su Fenati, prova a passare all'esterno ma è impossibile con la traiettoria così. Infatti Fenati sta davanti, Bastianini lo supera. Ah, curva male, però potrebbe... No, larga. Bastianini cerca di andarsene via con Fenati, io sbaglio, sto sbagliando troppo in questi due giri. Sono solo tre giri, quindi pensavo un po' di più la gara. Ho forse messo solo 15%, di solito faccio 25%. Attenzione Binder che ha preso la scia, Binder ha preso la scia. Dietro c'è anche Antonelli era. Io stacco troppo presto staccato. Binder mi tocca, ci diamo fastidio, allora passa Bastianini. Antonelli, scusate, Bastianini davanti che sta giocando con Fenati. C'è anche Navarro dietro che ha superato Binder, sta cercando di staccare, sono in quattro dietro che staccano insieme. In quattro, io provo ma vado lunghissimo, provo subito a aprire tanto a tenerla. Devo tenerla, devo farmi passare da Navarro e da Binder, eccolo qua Navarro. Pronto davanti, Fenati, Bastianini, se ne sono andati. Peccato che se ne sono andati. Forse li ho ripresi. Devo un po' incasare un po' meno. L'ho ripresi. Tieni, che arriva il doppio. No, Bastianini. Oh, vediamo se ho. Bella. No, peccato, ho sbagliato l'uscita.
Peccato per l'uscita, perché ero lì, me la giocavo con loro, basta i penalti, giro veloce 1.51.8, gli ho fatto 1.52.1, quindi ho perso 2 decimi in questo giro, quindi ancora più lento i 2 decimi nei loro confronti. Fenati, passa su Bastianini, bellissimo attacco di Fenati all'interno, dietro c'ho Navarro e Binder che se la stanno battagliando, anche un podio in questo momento sarebbe importantissimo, con Bastianini che è all'interno, che attacco Bastianini! Io devo rallentare, sono uscito qua, davanti, sono 4 decimi davanti, Bastianini all'esterno, interno Fenati, Fenati dovrebbe sfruttare la scia. Oddio la scia, dovrebbe sfruttare più la scia di accelerazione, infatti dovrebbe essere passato, ma Bastianini di sicuro gli tirerà la staccata. Qua prima ho perso tantissimo con la staccata anticipata per fregarli in uscita. Qua attenzione che rischio di perdere la moto come se l'è impinata e come è uscita la gommata. Ah, perdo tantissimo. Di sicuro questa gara non la vado a vincere. Mi vedrò difendere per il podio perché sta arrivando Binder, 3 decimi dietro, 9 decimi davanti. C'ho Binder e Navarro che stanno prendendo la scia, stanno arrivando sotto. Come ha ballato la moto dietro, ok, questa gara l'ho persa, attenzione a Binder che ci prova a toccare di qua, ci prova Binder, è uscito largo e lento, mamma mia, ultima curva. O mi butto qua, o non passo più. Infatti non passo più, forse secondo su Enea. Vince Fenati e io secondo. Bella doppietta. Peccato al primo giro, che ho fatto l'errore, quella staccata troppo anticipata nel secondo, perché se no era un... la vita è scontata, no, perché Fenati mi ha battuto. Peccato che Fenati mi abbia battuto, però non ho internet, ok? Romano Fenati 1.51.759, comunque il giro veloce è il mio, 5 decimi, ho recuperato 4 decimi nell'ultimo giro. E ne è abbastanza, quindi vabbè, attenzione Bulega, quarto! 4 italiani nelle prime 4 posizioni, bellissima questa prestazione. Peccato che potevo vincere. Il passo era dei più veloci. Tanto qua le statistiche che migliorano, frenato, controllo, accelerazione e condizione fisica. Peccato. Io c'ero, la prestazione c'era, la moto soprattutto c'era dopo tutto. Quindi 6-7G, attenzione allora. Sapevo che il podio era la tua portata, Black Mamba, e sono sicuro che il meglio deve ancora venire. Grande, lo sapevo che resti spaccato fino a ti bastardo che mi hai battuto. Ciao ragazzi, la gara in Argentina è passata, ma il mondiale è solo all'inizio. Dobbiamo darci dentro con l'allenamento, quindi ho organizzato una gara americana per il prossimo weekend. Ah, quasi dimenticavo, questa volta si corre a Misano. Ci vediamo là. Ciao! Sentite gente, l'americana mica sempre dice Bulega, Antonelli sono prontissimo, questa volta vinco io. L'ultimo del giro torno a casa, non si accettano reclami, io non ci penso nemmeno, starò davanti dal primo giro. Quindi praticamente andiamo subito a lanciarci nell'americana Misano. L'americano, per chi non lo sapesse, una moto arancione. Per chi non la sapesse, è la gara in ovale di enduro. Chi rimane ultimo, diciamo, eliminazione, sono gli ultimi tre mi sembra per ogni tornata, e quindi vedremo chi si farà subito eliminare. Non mi serve la... no, aspetta, allora non mi ricordo se l'americana è chi fa il giro più veloce o... allora dovrebbe essere 9 minuti di qualifica, se non sbaglio, che dovrò editare. Anzi, che editerò molto, molto, molto facilmente. Tanto un giro lentissimo. Ho fatto sesto, adesso provo a prendere Bezzecchi. Accelero un pochino prima. In secondo e quattro, sì, ma ero lento perché stavo anche parlando. Come si spinge Bezzecchi fuori e vado a prendere la pole position? Eccolo qua. Devo fare questi 9 giri, questi 9 minuti in qualifica. E poi partirà la gara, quindi io dico direi di saltare e ci vediamo dopo. Ecco la qualifica, risultata la qualifica. Prima posizione davanti a Valentino Rossi, 14-6, 12 piloti, 12 esclusioni dovrebbe essere. Andiamo avanti. Benissimo. Qualifica, prima della gara.
capacità migliorate. Adesso dovrebbe arrivare. Visto che non le qualifiche. Eccolo qua la gara. Vediamo se, come dico io, se la gara è così, quella delle eliminazioni, vi farò degli spezzoni, vi proporrò degli spezzoni. E i giri sono due, quindi penso di sì che sia proprio quella eliminazione. 12 posti, penso che siano 3 eliminazioni a volta, perché sennò 12 man sono almeno 24 giri. Partendo dalla pole position sono un po' più avvantaggiato, già 14 su 21, non devo cadere, quindi moderiamoci l'attore. Ok, ok, gara finita. Vediamo se, come ho detto io, perché non penso che siano solo due giri, una gara normale. Comunque bellissima questa moto. La cosa bella della pista è che più passa il tempo, quindi avere due eliminazioni ogni volta, io direi di proporre, se riesco ad arrivare in finale, o comunque vi riproporrò solo gli ultimi, gli spezzoni magari più belli, oppure lo scontro finale. Stavo dicendo che la cosa bella della pista è che più passi i giri, come ho visto nelle prove, mi farò magari vedere qualche spezzone anche lì, più passa il tempo, più si vedono le strisce sulla terra. Quindi fatto bene questo aspetto, ripeto, ancora fatti male in qualche aspetto dei contatti, perché se praticamente cadi sempre solo tu, se loro ti entrano dentro a manetta cadi tu, se tu gli entri a manetta come fanno loro cadi tu, il gioco ti fa solo cadete praticamente, gli altri sembrano fissati, incollati al suolo, che sia terra o asfalto. Comunque ci vediamo se riesco a fare la finale, nel caso in cui ci vediamo nello scontro in cui riesco uscirò. A dopo. Siamo io, Rossi, Baldassarri, forse Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Pensiamoci a fare questi due giri in questa bellissima gara. Poi dovrebbe essere questa la finale, o nel caso ci sia ancora una gara, questo video non sarà neanche trasmesso, no? Dai, stai scherzando. Beh, cerco di farvi vedere solo le finali. Bellissimo questo entrato di curva. Non c'è ancora storia, non devo sbagliare, perché l'errore proprio sempre dietro la curva. Valentino Rossi è lì. No, in questo momento non c'è più un secondo. Baldassarri l'ha superato, hanno perso il tempo battagliando fra di loro. Sì, questa è la finale, perché sono 4 giri a posto di 2 e io me ne sto andando via. 14-9. Non devo sbagliare, perché poi mi danno taglio. Perderei di sicuro la vittoria, visto che la gara è stretta. Attenzione, sono caduti. Dietro è successo qualcosa, perché si sono ruotati tantissimo in queste ultime due curve. Pur io ho sbagliato, quindi c'è stato un contatto, comunque una caduta. Quasi quasi cadrei solo per divertirmi e per farmi difendere, però siamo all'ultimo giro, ultima curva. Entrare delicato. Vincere con la mini impennata. Dietro Baldassarri deve aver fregato Valentino Rossi e Luca Marini. Penso che Marini abbia dato anche fastidio a Valentino Rossi per la gara. Attenzione, vediamo Baldassarri, Rossi, Luca Marini. Queste prime 4 posizioni, questa è la vittoria. Prima vittoria nel gioco. Finalmente. Ma ottime cose nel mio un po' nelle statistiche. Buono. Adesso vediamo cosa ci dirà Valentino Rossi. Dovrebbe esserci la seconda sfida del calendario. Si porta a casa una bella vittoria. Se fortuna era davvero il più veloce, ma no, dai, sto bravo, ha vinto con merito. Valentino Rossi, senza parole. Ehi ragazzi, manca il video. Ancora un po' di tempo prima della Pagato. Prossima gara. Che ne dite di una sfida di drift con le Mustang dell'Academy? Ci vediamo questo weekend a Misano. Ciao. Non so chi è sto di Foggia. Allora c'è il drift, ragazzi. C'è ancora una gara di drift prima di Sepang. Allora Vediamo. Nel caso, ecco via. Allora faccio ancora questa e poi vi saluto. Quindi diciamo c'è stata la gara più di specie, perché la gara fatta americana veramente divertente, e questa di sicuro con Misano Driving Experience drift, di sicuro. Non so come si fa, non l'ho mai provato. No, già che sì. non mi piace, perché devo cambiare l'accelerazione, dove ci sono il cambio delle marce. Penso che lo scopo sia questo. 200 punti in questa roba del genere. Ah, ma viene malissimo accelerare dove di solito cambi.
Devo toccare i muri e uscire, penso, perché sennò tolgono i punti. Vediamo, Rossi 40.000 punti, che sono a 9.000, quindi sicuro non vincerò questa sfida. Grande Rossi per la sua capacità di drift. Cioè, se drift a 2 all'ora. Bella questa! Allora c'è Morbidelli terzo, Vulega secondo, primo Rossi. Mila punti, mancano troppo pochi per poter puntare a Valentino Rossi. 2000 per... no, Morbidelli neanche, ragazzi. Finito dietro Morbidelli, di sicuro dietro Morbidelli ero 31.000 qualcosa. Se i primi momenti magari acceleravo subito invece di cercare di giocare su dove era la testa accelerazione, potevo di sicuro prendere la terza posizione. Penso di aver fatto quarto, vedi qua, perso tantissimo. Penso di essere quarto, infatti dietro Morbidelli di neanche 1000 punti, quindi ancora un po' di tempo avrei preso Morbidelli, di sicuro non Valentino Rossi. Peccato, 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 quarto. Comunque, Rossi c'è, Rossi, Rossi, Rossi c'è. Bellissima questa esperienza, questa... un po' meglio dovrò fare la prossima volta se ci sarà. Con le macchine non mi piace per niente perché i tasti sono completamente modificati. Quindi diciamo che vi saluto, ci vediamo tutti, ciao Black Mamba, ciao al prossimo episodio di Valentino Rossi The Game. Aspetta un attimo, aspettate, 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 perché che carne rara, Bagnaia, sei stato grandissimo oggi, niente male davvero. Settimana prossima Malesia, ragazzi, quindi la prossima puntata Mento sarà in Malesia. Black Mamba daci dentro, anzitutto massimo e occhio al caldo, io mi trado una prova. Morbidelli dice seconda gara del white card, mi raccomando non ti lasciare intimidire, vai e spacca. Non so chi sia esattamente questo video, penso che sia un pilota del moto 2 o moto 3 di bassa fascia. Comunque, quindi ci rivediamo, la prossima gara ci sarà, la Malesia, Sepang, ciao a tutti!